Sono qui col mister del Monterotondo, Cavaglioni Massimo. Allora Massimo, oggi come hai visto la partita dei suoi ragazzi? Come valuti la loro prestazione? Ma è stata una partita, secondo me, all'insegna dell'equilibrio, una partita che Acciaiolo mi è sembrato una buona squadra dove ci ha tenuto testa. Noi, al di là che abbiamo preso un po' a freddo dopo 2 minuti e mezzo, però la mia squadra mi è piaciuta perché ha saputo reagire a questo nuovo gol. Infatti nel corso alla fine quasi del primo tempo abbiamo raggiunto il pareggio. Poi il secondo tempo mi è sembrato che siamo calati rispettivamente le squadre, è stato un ritmo un po' più blando, dove poi è venuto fuori niente. Secondo me non è che voglio accusare di autorizzare, perché come lo fanno noi, e la partita è cambiata dal minuto a fuori. Espulso il nostro giocatore per insomma l'ammunizione, dove mi è sembrato eccessiva il secondo cartellino giallo per una mano sull'impalo. Ecco. Da qui la partita è cambiata, diciamo anche agonisticamente, c'è stato l'arbitro che non ha più tenuta sotto controllo. L'Acciaiolo è stato bravo a vedere queste situazioni dove ha fatto il 2-1, 3-1 e niente, anche lì la mia squadra, devo dire, bravi, perché la squadra dove siamo rimasti 10, la squadra ha reagito, siamo fatto il 3-2, addirittura al 90esimo abbiamo avuto anche 2 occasioni per poter portare il pareggio che secondo me, al di là di tutto, ci poteva stare e niente, però adesso si sta parlando di una partita dove non abbiamo raccolto nessun punto e quindi bisogna guardare la realtà è questa. Riguardo al campionato, quali sono i vostri obiettivi No, stagionali? il nostro obiettivo è quello della salvezza, la vedo dura perché c'è buone squadre, di conseguenza sarà dura, però ci proveremo fino in fondo. Ok, ti ringrazio. Grazie a Ciao te, Massimo. ciao, grazie.